Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati sulle attività del Consiglio regionale della Toscana, Consiglio regionale che è stato impegnato in questi giorni con un serrato dibattito sul Green Pass che ancora non è entrato in vigore e di cui si stanno discutendo gli ultimi dettagli. Ascoltiamo appunto i dettagli discussi in aula in Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, si schiera dalla parte del presidente francese, Emmanuel Macron, sull'obbligo del pass sanitario per accedere a ristoranti, locali, treni e mezzi pubblici. L'argomento è diventato materia di dibattito per la politica nazionale, ma anche per quella regionale, soprattutto dopo l'annuncio del presidente francese che prevede l'obbligatorietà del pass verde per avere accesso ai luoghi della vita sociale, per velocizzare e rendere più efficiente la campagna vaccinale. Una discussione che va avanti anche all'interno dell'ambito del governo italiano alla luce dei dati poco confortanti dei contagi. Ma io penso che sia corretto dire che per entrare in alcuni eventi, penso avete visto gli europei di calcio, gli stadi iniziano a riempirsi, però è giusto in questo momento dare l'opportunità a tutti di andare in sicurezza a vedere questi eventi. Per andare in sicurezza vuol dire che bisogna avere il Green Pass. Guardate, vaccinarsi non è un modo per tutelare se stessi, vaccinarsi è un modo prima di tutto per tutelare tutti gli altri. Solo se riusciamo a far vaccinare tanta gente, e noi avevamo preso un impegno, no? Arrivare al 70% dei vaccinati a settembre con la prima dose, lo stiamo rispettando, se ci arrivano più dosi noi siamo in grado di vaccinare di più. Ci rendiamo conto però che specialmente in alcune fasce d'età, dai 60 in su, abbiamo ancora una difficoltà nel costruire la domanda, no? Quindi io penso che su questo dovremmo fare una valutazione anche per capire meglio come poter, tra virgolette, reindirizzare e convincere le persone che non sono ancora convinte a vaccinarsi. La Regione Toscana chiede al Governo di rivedere i criteri per il passaggio da zona bianca a zona gialla e ribadisca il suo no all'estensione dell'obbligo del certificato verde per bar e ristoranti. Sono gli impegni contenuti in una mozione a prima firma da parte del portavoce dell'opposizione del Consiglio regionale Marco Landi, che sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale. Esponenti del PD fiorentino regionale hanno pensato di portare in Italia la pessima idea di Macron e della Francia di far accedere clienti di bar e ristoranti esclusivamente se hanno effettuato il vaccino o tampone entro le 48 ore. Il cosiddetto Green Pass, quindi una vera assurdità. Come si può pensare magari che una famiglia di 4 persone, babbo, mamma e 2 figli adolescenti che ovviamente non hanno potuto effettuare ad oggi il vaccino debbano per forza avere il cosiddetto Green Pass, quindi fare magari un tampone spendendo 20 euro per andare a mangiare una pizza di 15 euro. Proprio oggi che i bar e i ristoranti sono tornati alla loro vita normale, al loro lavoro normale che da tanto tempo stavano aspettando. Sono passate alcune settimane dal via agli Stati Generali della Sanità Toscana, il primo bilancio. Primo bilancio ad alcune settimane dal via per gli Stati Generali della Sanità Toscana. L'occasione di apertura e confronto con il mondo sanitario e non solo che il Consiglio regionale ha voluto garantire a 360 gradi. 50 audizioni, più di 100 contributi arrivati tramite il portale online sono i numeri che hanno convinto il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, a prolungare i termini del processo di partecipazione. La prima elemento che abbiamo deciso di fare è prorogare il periodo di apertura del portale perché siamo a oltre 100 contributi e notiamo che la notizia si sta diffondendo tra i professionisti in queste settimane e continuano ad arrivare in questi giorni i contributi, per noi è un elemento importante. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici, abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione, sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti
interventi sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. Noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. E quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi 5 anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia a chi vive nei borghi più periferici della nostra regione. Audizione dell'assessore regionale Serena Spinelli in Commissione Sanità a seguito del grido d'allarme portato anche in commissione dai rappresentanti del Comitato di Coordinamento delle Residenze Sanitarie Assistite nel corso degli incontri in preparazione proprio degli Stati Generali della Salute. All'assessore al sociale della Giunta Toscana è stato chiesto di aggiornare la commissione su quali siano le misure della Regione per far fronte all'emergenza dovuta in particolare alla carenza di personale sanitario. Preoccupazione poi sul fronte occupazionale per la residenza sanitaria assistita di Stia, nell'Aretino, portata all'attenzione del Consiglio da parte del vicepresidente dell'Aula Casucci. Le cronache giudiziarie ci riportano di una inchiesta, merito della quale non abbiamo alcuna intenzione di entrare, rispettando quello che saranno le valutazioni della magistratura. Per quello che ci pertiene è nostro dovere di seguire attentamente la vicenda, sia perché gli ospiti della struttura di Stia sono stati ricollocati in altre RSA, sia per la sorte dei 40 lavoratori. Siamo sinceramente preoccupati e riteniamo che tutte le iniziative che vadano appunto nel sostenere la causa del un adeguato collocamento di un posto di lavoro per i lavoratori della struttura di Stia debbono essere da noi sostenuti. Abbiamo presentato questa mozione, abbiamo avuto l'approvazione in aula all'unanimità grazie a un emendamento presentato dal gruppo di maggioranza e siamo soddisfatti, però ora occorre che alle parole seguano i fatti e che non si perda neppure un posto di lavoro. È stata approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. La legge sul personale è stata varata una nuova disciplina. Cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella legge regionale 1/2009. L'obiettivo è quello di renderla coerente con i principi sanciti dalla normativa nazionale sulla base dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica sul rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2019. I direttori vengono collocati di nuovo nella dotazione organica della Giunta regionale, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto nazionale nell'area dirigenza funzioni locali. La legge è stata approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. Io rivendico nella mia veste di presidente di commissione di aver articolato i lavori della prima commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Noi non abbiamo partecipato al voto, in quanto, siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti, è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza.
Un terreno di scontro che si è consumato appunto in commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Quindi, come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Vugliani, sarà mantenuto al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi come opposizione sicuramente ci apprestiamo ad assistere. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti che possono riguidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come è corretto che sia, perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici, che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono degli elementi positivi, noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini, allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani. Non si è parlato di nomine di direttori prima che qualcuno pensi che la Regione stia nominando nuove figure, ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che ci è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica, fino ad oggi, i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore una volta eletto e non c'erano limiti né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura ma anche soltanto per un anno e quindi dopo un anno poter essere sostituiti. La Corte dei Conti ci ha imposto, sia da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale. Abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Giani litigare, becchettarsi in consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e controemendamenti. Era semplicemente una legge di adeguamento, una richiesta della Corte dei Conti da fare in 5 minuti. Il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare 2 mesi. Il 6 e il 7 agosto prossimo torna il premio Calici di Stelle. Calici di Stelle alle Stelle dello Spettacolo a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. Saranno 2 serate in Piazza Marconi, il 6 agosto con protagonisti e premiati, il 7 con la Musical Night di prosa e teatro e la partecipazione di alcune tra le più importanti personalità italiane dello spettacolo dal vivo, una su tutte, Mariella Nava. Il premio, al suo secondo anno, è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso. Sono contento di poter essere oggi qui ad ospitare l'ennesimo momento di ripartenza della nostra regione. Davvero è un onore, ringrazio la collega Anna Paris per averci segnalato l'iniziativa, quella di poter raccontare quello che è chiamato il premio Stelle dello Spettacolo. Dicevo qualche giorno fa che finalmente, sono i 700 anni di Dante, torniamo a rivedere le stelle, non torneremo a rivedere le stelle. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere, sia per la genesi, che lo ha visto nascere e svolgersi l'8 agosto 2020 a Castelnuovo Berardenga in piena pandemia, sia per la filosofia che lo anima, che unisce le eccellenze italiane. Lo spettacolo dal vivo, inteso nella sua funzione sociale, è coniugato alle peculiarità del territorio, ai suoi prodotti enogastronomici, alla sua storia e alle vicende umane, alla sua bellezza. Il premio è forse l'unico caso in Italia, se non in Europa, di un premio che nasce durante i mesi del lockdown come risposta
al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze, in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana. La Toscana Parlamento è tutto, l'appuntamento con gli aggiornamenti dal Consiglio regionale torna la prossima settimana.